Mi devi delle spiegazioni, Boucher. Perché a Parigi mi volevi morta? E avevi solo una pedina. Ed è raggiunto il momento di sacrificarla. Chi l'ha deciso? Un invasato di nome Eckhart. Aveva messo a rischio le mie attività, minacciato la mia famiglia e ucciso i miei uomini. Ne ha incontrato uno alla chiesa. E così ti sei venduto? Non avevo scelta. Soprattutto dopo aver capito che Eckhart era il Monstrum. Cosa? Come hai potuto collaborare con il Monstrum? Mi dovevo occupare del trasporto di un dipinto del Louvre fino al complesso Strahov, a Praga. Il mio dipinto! Non è stato facile portarlo fuori dal Louvre, Bouchard. Sembra che ne usciamo tutti perdenti. E perché a Praga? Eckhart è protetto da una setta segreta di Praga chiamata Cabal. Sono pericolosi quanto Eckhart e almeno altrettanto spietati. Cabal? Allora niente mafia. Ah, lascia perdere la mafia. I Cabal sono personaggi molto più oscuri. Nessuno sa chi siano in realtà, ma secondo alcuni erano già attivi durante la Seconda Guerra Mondiale. Interessante. Chiunque tenti di indagare sul loro conto non dura molto a lungo. Come il mio amico von Kroy. Lui cosa c'entrava in tutto questo? Era stato assoldato per individuare uno dei dipinti Obscura all'interno del Louvre, ma si è voluto spingere oltre. L'aver contattato Vasili qui a Praga è stata la sua condanna a morte. Ho trovato i fax di Vasili con le quattro incisioni Obscura inviate a von Kroy. Vasili aveva cinque incisioni, ma se n'è tenuta una per sé. E l'importanza di queste incisioni? Contengono una mappa codificata della posizione del rispettivo dipinto. È stato grazie all'incisione che von Kroy è risalito al dipinto del Louvre? Sì. Ma il tuo amico è stato poco accorto e i suoi fax intercettati dai Cabal. A quel punto Eckhart non aveva più bisogno di von Kroy e se ne sbarazzò al pari di Vasili. Massacrato come Vasili, vorrei dire. Perché Eckhart profana i corpi delle vittime? E perché tiene così tanto ai dipinti? Credo che abbia a che fare con il tentativo di riportare in vita il Cubiculum Nephili. Il Cubiculum Nephili, il dormiente. L'ultimo dell'estinta razza dei Nephilim. Allora sai del dormiente? Eckhart è un folle. Crede che grazie a lui sia possibile riportare in vita la razza estinta dei Nephilim. Quindi la quinta incisione che si è tenuta a Vasili è la chiave per individuare l'ultimo dei dipinti Obscura. Devo assolutamente trovarla prima che lo faccia Eckhart. Sarà ben nascosta. Vasili era uno prudente. Non abbastanza per sopravvivere. La mappa dell'ultima incisione mostra la posizione della cripta dei trofei. Questa cripta è una delle ultime roccaforti segrete dei Lux Veritatis. Eckhart farebbe di tutto per saperne l'ubicazione. La cripta dei Lux Veritatis. Riuscirono a impadronirsi dei dipinti Obscura nel 1400, nascondendoli. Il quinto è quasi sicuramente nella cripta. Allora sai anche dove si trova la cripta? So solo che si trova al di sotto dello Strahov. E il dipinto sarà ancora al suo interno? Eckhart pensa di sì. È una delle ragioni per cui i Cabal hanno qui la loro base. Il tempo stringe. Meglio dare un'occhiata in giro. Ma vuoi lasciarmi qui ammanettato? Sì. Ti sei dato da fare fin troppo nell'ultimo periodo. Tornerò qui con la quinta incisione.